Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove vedremo come calcolare la curva reddito consumo e la curva di Engel per quanto riguarda beni a preferenze strettamente convesse, ovvero preferenze Kolb-Douglas oppure preferenze quasi lineari. Il metodo è lo stesso, quindi daremo delle regole generali e in più faremo anche un esercizio nel quale svolgeremo appunto questi tipi di curve per preferenze strettamente convesse. Andiamo subito al punto e quindi prendiamo un esercizio.